Danza obbligata con la morte. Un tedesco americano di quarta generazione, oggi residente in mezzo agli agi di Cape Cod, dove è fin troppo schiavo del vizio del fumo, ebbe modo di assistere molto tempo fa, come soldato di fanteria, prigioniero di guerra, al bombardamento di Dresda, in Germania, la Firenze dell'Elba, e di sopravvivere per narrarne la storia. Questo è un romanzo scritto un po' nello stile telegrafico e schizofrenico in uso sul pianeta Tralfamadore, da dove vengono i dischi volanti. Questa è l'introduzione di Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, un romanzo veramente originale, sia nello stile che nel suo modo di affrontare tematiche, con quest'aria scanzonata, con quest'aria innocente, infantile. Seguitemi nel video se volete unirvi all'analisi e mi raccomando, poi lasciatemi dei commenti in cui mi dite se l'avete letto e come l'avete trovato. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale della vostra Mary Jekyll, il canale dedicato alla letteratura tra oscurità e provocazione. Quest'oggi si parla di fantascienza, quindi un tema molto originale e direi provocatorio in questo senso nello stile per quanto riguarda Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, perché non si parla della solita cronaca, non si parla di un modo di parlare di guerra standard, non segue dei dettami che farebbero pensare al rispetto del tema della guerra, al piantino. Si rispetta in realtà moltissimo questo tema e tutto ciò che comporta, tutta la sofferenza che il tema comporta, anzi è un romanzo antimilitarista. Tuttavia, non posso che trovare provocatorio il modo di parlare di guerra in questi termini, utilizzando un vero e proprio mix tra collage e fantascienza. Ora entriamo nel vivo e cerchiamo di analizzare quest'opera decisamente unica nel suo modo d'essere. Partiamo innanzitutto dalla trama, che in realtà è l'elemento più banale e sempliciotto. Questa è la storia di Billy Pilgrim, un uomo americano senza arte né parte, anche un po' tontolotto a mio avviso, che purtroppo vive una tragedia. Lui vive l'esperienza dell'essere prigioniero dei tedeschi durante il bombardamento di Dresda, la Firenze del Nord, considerata tale perché ricca di arte, purtroppo rasa al suolo, una vera e propria tragedia per chi ha vissuto quell'evento, perché in un primo momento, immaginate, si ritrovava a vedere una città meravigliosa, si nascondeva nel caso di Billy Pilgrim nel mattatoio numero 5 per proteggersi dai bombardamenti, poi risaliva in superficie e trovava il niente, la distruzione, la morte, tutto ciò che la guerra si lascia alle spalle perché trascina via ogni cosa. In questo senso, Kurt Vonnegut vuole trasferire in Billy Pilgrim una sua esperienza personale, vuole parlare della sua esperienza di guerra attraverso questo personaggio, utilizzandolo in qualche modo come punto di riferimento per parlare del suo trauma. Ma a quello arriviamo piano piano, perché la situazione qui è più complessa. Non è semplicemente una storia di guerra, perché Billy Pilgrim ha un potere, quello di viaggiare nel tempo. Infatti, egli in questo romanzo, che è costruito in maniera molto curiosa, si ritrova a vivere sia l'esperienza del bombardamento di Dresda, quindi della sua prigionia negli anni 40, sia la sua esperienza presso l'ospedale psichiatrico, sia l'esperienza del matrimonio di sua figlia Barbara, sia l'esperienza del rapimento da parte degli alieni. È curiosa perché viene rapito da alieni che sono molto buffi, chiamati Tralfamadoriani, vivono appunto sul pianeta di Tralfamadore. E qui usano Billy Pilgrim come animale da zoo, come viene esposto come esemplare della razza umana e viene studiato, analizzato nel suo comportamento, nel suo modo di fare e anche nel suo modo pensare, che a dire dei tralfamadoriani è decisamente limitato perché poveraccio può vedere al massimo 3 dimensioni, mentre loro possono vederne 4, possono vedere il tempo. Come vi dicevo, la cosa particolare di questo libro è lo stile scanzonato, uno stile così ingenuo nel suo modo di presentarsi che lo rende assurdo perché parla di temi pesanti e importanti come la guerra. Appena pensiamo alla guerra, pensiamo subito alla cronaca, pensiamo subito a un riportare i fatti in maniera più fedele possibile. Eppure, Kurt Vonnegut
capisce che non può scrivere in maniera normale questo romanzo. Lui in realtà afferma in particolar modo in un curioso capitolo del libro, anzi il primissimo capitolo del libro, che pensava da un po' di scrivere questo romanzo, un romanzo sulla guerra, un romanzo anzi contro la guerra. Col tempo però si rende conto di una cosa, che non riesce materialmente a scrivere qualcosa di sensato sulla guerra, non riesce a riportare cose interessanti anche quando incontra vecchi commilitoni, non riesce a ricavare ricordi interessanti dalle loro conversazioni. In questo senso dice una cosa curiosa qui all'interno del primo capitolo del libro, che non ci fa immergere subito nella storia, ma parla di lui direttamente, parla dell'autore. Lo dissi una volta a Harrison Starr, il produttore cinematografico, e lui aggrottò le sopracciglia e mi chiese: «È un libro contro la guerra?» «Sì», dissi. «Credo». «Sa cosa rispondo quando uno mi dice che sta scrivendo un libro contro la guerra?» «No, cosa dice Harrison Starr?» «Dico, perché non scrive un libro contro i ghiacciai allora?» Quello che voleva dire, naturalmente, era che ci saranno sempre guerre, che impedire una guerra è facile come fermare un ghiacciaio. E lo credo anch'io. E poi, anche se le guerre non fossero come i ghiacciai, ci sarebbe sempre la morte pura e semplice». Questo è molto curioso perché già ci viene mostrato quanto sia inutile lottare contro i mulini a vento. Lottare contro qualcosa di ineluttabile come la guerra significherebbe cercare di portare avanti una battaglia inutile. Una battaglia priva di senso, perché le guerre ci saranno sempre. Fa parte anche dell'animo umano arrivare a far scoppiare una guerra. L'odio, che ci piaccia o meno, fa parte di noi. Ed è proprio per questa ineluttabilità della guerra che nasce un personaggio che si lascia trascinare dagli eventi, come Billy Pilgrim, che è il protagonista di Mattatoio numero 5. E si lascia trascinare dagli eventi per un motivo molto semplice in realtà, perché lui non ha potere sulla guerra, anche per l'età che ha, nel senso che è un ragazzo giovanissimo, quasi un bambino, oserei dire, non per nulla il sottotitolo di Mattatoio numero 5 è La crociata dei bambini, anche se Feltrinelli qui non ce lo dice. In ogni caso, La crociata dei bambini, come sottotitolo, sta a indicare il fatto che i soldati che combattono le guerre le combattono loro malgrado, le combattono proprio da anime innocenti, da bambini che vengono presi e utilizzati come oggetto da chi in realtà ha il potere di decidere. Per questo ha senso che il libro abbia uno stile scanzonato e infantile, perché la prospettiva non può che essere quella di qualcuno che vede le cose che succedono, vede che il mondo funziona in un certo modo e purtroppo, anima innocente, non può fare nulla. Cosa può fare allora se non assistere alle cose che accadono? Beh, insomma, nel libro fa quello in sostanza Billy Pilgrim, per questo non è un uomo d'azione, anzi nel contesto della guerra si trova totalmente fuori luogo, è totalmente inadatto alla guerra, eppure la sua capacità di viaggiare nel tempo lo porta a vivere esperienze molto curiose, come quella che vive su Tralfamadore. Su Tralfamadore, dove viene trascinato appunto dagli alieni, scopre che esiste un mondo a parte abitato da creature, i tralfamadoriani, molto curiose in tutti i sensi. Se parliamo già del loro aspetto fisico, rimaniamo intontiti, a me fanno molto ridere come creature. Ecco, qua viene detto che erano alti 60 centimetri questi alieni, che erano verdi, che avevano la forma di uno sturalavandini. La ventosa poggiava per terra e il manico, estremamente flessibile, era di solito puntato verso il cielo. In cima a ogni manico c'era una manina con un occhio verde nel palmo. Queste creature erano amichevoli e avevano una vista a quattro dimensioni. Compativano i terrestri, che potevano vederne solo tre. Avevano molte cose meravigliose da insegnare agli abitanti della Terra, specialmente sul tempo. Ecco, è anche intenzionalmente ridicolo Mattatoio numero 5, perché ci presenta questi alieni che sono assurdi anche nel modo in cui si presentano. Eppure questi alieni non sono semplicemente l'altro, l'alter, sono la rappresentazione di qualcosa che fa parte dell'animo di Billy Pilgrim, perché la loro percezione del mondo a quattro dimensioni
è legata anche al modo di vivere il tempo che viene mostrato qui. Qui si parla di una costruzione particolare nella narrazione, non si parla semplicemente di viaggi nel tempo dicendo ah, Billy Pilgrim si spostò da qui a qua e da qua a qui, da qui a qua, da qui qua, qua. No, ho finito i nipoti di Paperino. In ogni caso, Billy Pilgrim si sposta all'interno della narrazione non attraverso un testo che è tutto legato in maniera tranquilla. Il testo è un vero e proprio collage di questi eventi, un collage tra l'altro molto intelligente, è studiato veramente veramente bene e per questo questa è una fantascienza diciamo provocatoria, non è una fantascienza standard che rispecchia determinati modelli che fanno pensare allo stereotipo della fantascienza. Questo va davvero oltre lo stereotipo della fantascienza, perché il viaggio nel tempo lo facciamo anche noi lettori, lo facciamo anche noi che scopriamo questa narrazione strutturata in modo tale da rispettare non solo quello che dicono i tralfamadoriani, e adesso ve lo leggo, ma anche qualcosa che fa parte dell'animo umano e che è psicologico: il trauma di guerra. Ora cerchiamo di capire perché si parla di trauma di guerra e cerchiamo di capirlo attraverso quello che Billy scopre con i tralfamadoriani e insomma il chiacchierare con costoro. Billy si aspettava che i tralfamadoriani fossero confusi e allarmati da tutte le guerre e da tutti gli assassini che c'erano sulla terra. Pensava che avessero paura che la ferocia dei terrestri unita alle loro armi potentissime potesse finire per distruggere in parte o anche totalmente l'innocente universo. Era la fantascienza che gli aveva fatto venire quest'idea. Invece l'argomento della guerra non fu mai sollevato da nessuno, finché a tirarlo fuori non fu lo stesso Billy. Qualcuno tra la folla dello zoo, perché lui è all'interno di questo zoo in cui viene osservato dai tralfamadoriani, gli domandò attraverso la guida quale fosse la cosa più importante che aveva imparato su Tralfamadore fino a quel momento, e Billy rispose: «Ho imparato come gli abitanti di un intero pianeta possano vivere in pace. Come sapete, io vengo da un pianeta che da tempo immemorabile non fa che compiere massacri insensati. Io stesso ho visto i corpi di ragazzine bollite vive dentro un serbatoio dei miei compatrioti, tutti fieri di battersi in quel modo contro il male». Questo era vero. A Dresda Billy aveva visto dei corpi bruciati. «E di notte in prigione mi sono fatto luce con candele fabbricate col grasso di esseri umani uccisi dai fratelli e dai padri di quelle ragazzine. I terrestri devono essere il terrore dell'universo. Se per ora altri pianeti non sono minacciati dalla Terra, presto lo saranno. Ditemi dunque il segreto, così lo porterò sulla Terra e saremo tutti salvi. Come può un pianeta vivere in pace?» Billy credeva di aver fatto un discorso molto nobile e rimase sconcertato quando vide che i tralfamadoriani si chiudevano le manine sugli occhi. Sapeva per esperienza che cosa significava. Aveva detto una stupidaggine. «Le spiacerebbe dirmi», disse alla guida, molto sgonfiato, «cosa c'era di tanto stupido in quello che ho detto?» «Noi sappiamo come finisce l'universo», disse la guida. «E la Terra non c'entra niente, salvo che sarà spazzata via anche lei». «Come finisce l'universo?» disse Billy. «Ah, lo facciamo saltare in aria noi, sperimentando nuovi combustibili per i nostri dischi volanti. Un pilota collaudatore tralfamadoriano preme uno starter, l'intero universo sparisce. Così va la vita». «Se sapete tutto questo», disse Billy, «non c'è qualche sistema per prevenirlo? Non potete impedire al pilota di premere il bottone?» La risposta dei tralfamadoriani? «L'ha sempre premuto e lo premerà sempre. Noi lasciamo e lo lasceremo sempre fare. Il momento è strutturato così». «Allora», disse Billy andando a tastoni, «immagino che sia stupida anche l'idea di impedire le guerre sulla Terra». «Naturalmente». Ma oggi voi vivete in pace su questo pianeta?» «Oggi sì. In altri momenti abbiamo guerre terribili, le più terribili che abbiate mai visto. Non possiamo farci niente, perciò ci limitiamo a non guardarle. Le ignoriamo. Passiamo l'eternità contemplando i momenti piacevoli. Come oggi allo zoo. Non è bello questo momento?» Sì.
C'è una cosa che i terrestri potrebbero imparare a fare se davvero si sforzassero. Ignorare i brutti momenti e concentrarsi su quelli buoni. Prospettiva arrendevole, non è vero? Ignoriamo la guerra finché possiamo e concentriamoci sulle cose belle, perché così almeno viviamo in pace, per davvero, anche se sappiamo che le guerre ci saranno sempre, ci sono sempre state e ci sono tuttora, anche se apparentemente viviamo in pace e ci stiamo godendo una giornata allo zoo, guardando gli esseri umani. Ditemi cosa ne pensate nei commenti se volete, perché qui il ragionamento da fare è curioso. Qui si parla di una certa coscienza, sapere che le guerre esistono, sapere dell'esistenza e della temibilità delle guerre e decidere di ignorarle volutamente, intenzionalmente. Però questo è il segreto della tranquillità d'animo dei tralfamadoriani. Cosa curiosa è questa, perché Billy, nel momento in cui parla con i tralfamadoriani, non vive in un momento in cui vede la guerra. Per lui in quel momento la guerra non c'è, mentre per i tralfamadoriani c'è. Però lui non ignora la guerra, anzi si sente molto nobile nel far notare loro che ricerca la pace, che ricerca una soluzione al problema della guerra, anche in maniera molto tenera. Direi dolce, infantile, no? È un intento comunque che per noi esseri umani è coccoloso, diciamo, è qualcosa di desiderabile che un essere umano abbia un animo così e desideri chiedere a degli alieni come facciamo noi terrestri a vivere in pace. Eppure non possiamo evitare l'esistenza di qualcosa che fa parte intrinsecamente di noi. E non solo perché sono i tralfamadoriani a far esplodere la Terra. Speriamo che il tizio prema il tasto più tardi possibile, no? Però, in ogni caso, dicono una cosa interessante al di là di tutto i tralfamadoriani che vogliono ignorare le guerre. Stanno dicendo a Billy, guarda che la tua testa si sta concentrando su qualcosa di brutto. Tu stai facendo caso ai momenti di non felicità, quando il bello della tua esistenza potrebbe essere determinato da ciò che di bello vedi. E come dice una delle frasi finali di Mattatoio numero 5, bellissima, Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di comprendere sempre la differenza. In questo senso Mattatoio numero 5 si fa romanzo antimilitarista. Non solo perché Vonnegut ha sofferto a causa della guerra, ma anche perché riconosce l'ineluttabilità della guerra. E a proposito della sofferenza di Vonnegut, lo stile di questo testo è peculiare perché rispecchia il bisogno di Vonnegut e anche di Billy Pilgrim di conseguenza di rielaborare il trauma. Per spiegarvi meglio questo concetto mi avvalgo di questo supporto, ricordare di Alaida Asman. Non so se è ancora in circolazione questo saggio, nel caso ve lo linko in info box come sempre, comunque contiene un piccolo capitolo dedicato proprio a Mattatoio numero 5 e cerca di farne un'analisi in merito alle sue caratteristiche collegate al tempo. Perché i tralfamadoriani sono sì una rappresentazione particolare della percezione del tempo, però anche lo stesso stile di Mattatoio numero 5 ci racconta il tempo in relazione alla memoria. Ora, facciamoci caso, quando subiamo un trauma o viviamo un evento nefasto, o nel caso specifico di Vonnegut, nel caso specifico di Billy Pilgrim, viviamo un trauma molto forte come quello della guerra, la nostra memoria viene intaccata, è il nostro ricordo a venir condizionato. Non siamo liberi di sfruttare i nostri ricordi come meglio possiamo e come meglio crediamo, perché il trauma ci fa rivivere sempre il momento in cui quella felicità che tanto vogliamo ci è stata tolta. Qui Asman cita Bergson che in materia e memoria dice: l'uomo capace di agire
è caratterizzato dalla capacità di disporre dei ricordi pertinenti e di tener fermi alla soglia dell'inconscio, in uno sbarramento invalicabile, quelli incongrui. Cioè, praticamente, lei dice, l'uomo capace di agire, perché qui Bergson pensa all'uomo d'azione, si caratterizza per quella capacità di disporre autonomamente dei propri ricordi. Disporre autonomamente dei propri ricordi non è una cosa da dare per scontata nel momento in cui si subisce un trauma. Nello specifico, nel caso di Billy Pilgrim, parliamo di un disturbo post-traumatico da stress. No, disturbo da stress post-traumatico. Li confondo sempre, mi perdonino gli psichiatri. In ogni caso, parla di quel tipo specifico di fenomeno che porta una persona a ricordarsi dell'evento nefasto che l'ha condizionato e lo porta a riviverlo in continuazione. Praticamente non hai a disposizione i tuoi ricordi. Non puoi fare quello che ti consigliano di fare i trafamadoriani. Non puoi decidere di guardare le cose belle della vita. Puoi solo guardare, come fa Billy, la guerra che hai vissuto e disperarti perché non puoi cambiare l'ineluttabile. Ecco perché poi in mattatoio numero 5 diventa importantissimo utilizzare non solo la fantascienza per comunicare questo trauma, ma anche lo stile del collage, perché il collage è la rappresentazione fisica, mi verrebbe da dire, nero su bianco, di come vengono disposti nella nostra mente i ricordi. Qui poi sempre Assmann dice che Vonnegut credeva per un po' che avrebbe trovato facile parlare dei ricordi di guerra, parlare in un romanzo tranquillissimo, in uno stile diciamo standard, quello che aveva vissuto. In realtà si ritrova a dover affrontare veramente un titano. Qui dice, il tema però, come per lui diventa subito chiaro, era troppo grande per passare attraverso la cruna d'ago del ricordo e della narrazione. La tecnica dell'osservazione distaccata e oggettiva, quella della cronaca sperimentate da Hemingway per la Prima Guerra Mondiale, erano ormai diventate improponibili. La figura dell'osservatore imparziale era andata in frantumi insieme agli ideali della fermezza, dello stoicismo e della costanza maschile. Il romanzo di Vonnegut è una testimonianza letteraria significativa dell'elaborazione del trauma. Le convenzioni e gli schemi della narrazione su cui faceva affidamento Vonnegut in questo caso non erano di grande aiuto, anzi era sempre più cosciente che rappresentavano un pericoloso invito alla falsificazione. Non solo i suoi strumenti di lavoro lo piantavano in asso, ma si doveva costringere ad abbandonarli se voleva scrivere il libro su Dresda, che richiedeva strumenti del tutto diversi da quelli utilizzati in tutti gli altri romanzi che aveva scritto. Che strada gli rimaneva se quella del ricordo personale e quella della tecnica narrativa gli erano precluse? Il trauma storico e personale richiedeva una nuova tecnica letteraria, un esperimento radicale, diverso anche dalle sperimentazioni e dalle nuove tecniche narrative del romanzo d'avanguardia. Vonnegut non poteva servirsi semplicemente di stilemi e tradizioni letterarie precise, doveva trovare autonomamente una forma per descrivere il trauma. Per questo motivo sceglie il mix tra collage e fantascienza. E da questi curiosi genitori nasce proprio Mattatoio numero 5, La crociata dei bambini. Ora, io penso che non sia affatto facile parlare di guerra in maniera originale, tra l'altro, perché il rischio è sempre quello di finire nel classico piagnisteo oppure nella cronaca. Mattatoio numero 5 secondo me è particolare proprio perché riesce a permettere sia a Vonnegut che al suo personaggio Billy Pilgrim la rielaborazione di un trauma in modo strano, in un modo che neanche il lettore si aspetta. Quindi io vi consiglio di leggerlo se volete abbracciare una lettura che parla di qualcosa di impegnato ma in maniera totalmente amorevole, perché ho trovato questo stile davvero molto dolce nella sua stranezza e nel suo essere buffo, perché alla fin fine i trafamadoriani sono figure ridicole, sono figure che fanno ridere. Però nel loro essere ridicoli davvero ci fanno ragionare, davvero ci spremono il cervello e ci spingono a riflettere su qualcosa che riguarda in maniera intrinseca l'essere umano. Noi diamo troppo per scontato che sia giusto, normale, standard pensarla come Billy Pilgrim quando si rivolge a loro.
In realtà cerchiamo di vedere le cose da una prospettiva più ampia, il che a parer mio non significa ignorare completamente l'esistenza delle guerre, cioè il tapparsi le orecchie, gli occhi e non voler più recepire informazioni, perché comunque è necessario sapere, insomma, sapere è potere, almeno un minimo di informazione ci fa bene averla anche per avere degli strumenti a disposizione, no? Tuttavia, è tanto vero quello che dicono i trafamadoriani, ci concentriamo davvero troppo sulle cose brutte e rischiamo di perderci tutte le dolcezze della vita. Dunque, questo era Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut. Io spero che questa analisi vi sia piaciuta. Se volete integrarla in qualche modo con un commento, mi raccomando, vi aspetto qui sotto. E vi ricordo, vi lascio in info box se volete acquistarlo. Questo e questo se lo trovo, perché è molto molto vecchio. Tra l'altro questo è usato. Nulla, io vi ringrazio per avermi seguita fino a qui. Vi aspetto nei commenti. Bacio e alla prossima storia. Ciao!